CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora da Radio CBSN, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. Sciopero di 8 ore questo lunedì nel settore trasporti indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL. Per quanto riguarda i trasporti della STP, l'azienda ricorda che nel rispetto del regolamento aziendale saranno garantiti i servizi urbani ed extraurbani da e per le zone industriali di Brindisi e Taranto e i servizi nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 12 alle ore 15. Domenica sera, poco prima delle ore 21, due rapinatori armati di pistola sono entrati nell'Eurospin a Brindisi presso il Brin Park. Minacciando la cassiera si sono fatti consegnare il denaro, mentre un'altra delle cassiere ha accusato un malore. I clienti in fila si sono anche spaventati. Sul posto gli agenti della squadra mobile brindisina che sono alla ricerca dei due banditi. Arriva anche a Brindisi la protesta contro la norma del decreto sicurezza che vieta la coltivazione della cannabis light. In provincia, ricordiamo, sono 61 le aziende che la producono con numerosi dipendenti. La CGIL provinciale ha indetto per questa mattina, era previsto appunto alle 11.30, una manifestazione in piazza Santa Teresa. E restiamo nel mondo del lavoro, ci spostiamo a Mesagne, la crisi che ha colpito l'azienda conserviera dei fratelli Ruggero, con i sindacati che hanno attivato tutti i procedimenti per la cassa integrazione dei lavoratori a tempo indeterminato, mentre l'azienda cerca nuovi investitori in questo settore molto redditizio. La politica locale e regionale sta cercando di risolvere la crisi in vista della stagione del carciofo e ci sono anche tanti piccoli e grandi creditori. L'Associazione Europea delle Vie Francigene, in collaborazione con la Regione Puglia, hanno organizzato un evento straordinario, 6 giorni di cammino tra Bari e Brindisi dal 12 al 15 settembre e dal 27 al 29 di settembre. Nel prossimo weekend, ricordiamo dal 12 al 15 settembre, la scoperta della costa con tappe a Polignano a Mare, Monopoli e Ostune. L'iniziativa non è solo fatta di camminate, sono previsti infatti incontri, workshop su temi come preparazione fisica, sicurezza, benefici del cammino, con la presenza di vari esperti. E oggi pomeriggio alle 16 sarà a Brindisi per una visita istituzionale all'ospedale Perrino il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. È previsto un approfondimento sulla questione delle liste d'attesa. Oltre alla visita ai reparti di radiodiagnostica, pneumologia e oncoematologia. In concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, il comando di polizia locale di San Vito de' Ormani ha predisposto segnaletica per la regolamentazione della viabilità tra le vie 25 luglio, via Van Gogh e via Istria e Dalmazia, ovvero nei pressi del locale liceo scientifico, onde evitare, come in passato, vari sinistri e disagi alla circolazione. L'estate forse è agli sgoccioli. La Protezione Civile Puglia ha infatti diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrologico per temporali valida dalla mezzanotte di domenica e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio con quantitativi da deboli a moderati. Per la nostra provincia in tarda mattinata sono previsti 2 mm di pioggia con la temperatura massima che potrebbe arrivare a 30 gradi. E chiudiamo dando uno sguardo allo sport. È partito il campionato di Serie D con due brindisine impegnate. La Virtus Francavilla ha vinto al debutto battendo in casa il Manfredonia per 3-0. Delude invece il Brindisi battuto sul proprio terreno per 1-0 dalla formazione dell'Ischia. Al via anche il campionato di promozione c'era il derby domenica pomeriggio tutto brindisino tra il Mesagne e il Carovigno. Si giocava a Mesagne e il Carovigno ha battuto nettamente i padroni di casa per 4-0. Ricordiamo anche che il campionato di prima categoria, dove nel girone B
ritroveremo l'Unione Sportiva San Vito, parte invece il 6 di ottobre. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno, prossimo appuntamento più tardi alle 20 in terza edizione. A tutti grazie per il prestato ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. CBSN News.